molecola intelligente, perché? Come agisce? Xime è una molecola di ultima generazione, frutto della ricerca BASF, ha la possibilità di agire in maniera molto specifica all'interno della cellula fungina, dentro i mitocondri, e ha la capacità di andare molto rapidamente nel sito d'azione grazie a questa capacità di adattarsi all'ambiente in cui si trova, assumendo una conformazione da una parte lipofila quando è in ambiente lipofilo, dalla parte idrofila quando si trova in ambiente idrofilo. Per questo abbiamo denotato, connotato Ximium come appunto la molecola intelligente. Come l'avete declinata? Cioè come la possiamo trovare? Per quali malattie? Per quali colture? Il Cercadis, che è rivolto alla cultura della vite e della frutta, e il Priaxol, che è rivolto alle culture dei cereali. In questo modo noi andiamo ad offrire al mercato italiano formulati che rispondono perfettamente alle esigenze che sono richieste dalle specifiche filiere alle quali si rivolgono. Quali sono le caratteristiche principali di Ximium? Come si comporta, diciamo? Ximium è innanzitutto una molecola ad ampio spettro d'azione, quindi controlla un ampio numero di malattie fungine, che sono le malattie più pericolose, ed ha una caratteristica importante che è quella di aderire alle superfici trattate e di resistere al dilavamento, quindi questo consente alla molecola di avere una grande efficacia, una grande persistenza d'azione anche in condizioni critiche per lo sviluppo delle malattie, quali possono essere l'elevata piovosità o l'elevata pressione dei patogeni. Quindi non esiste il problema del dilavamento, perché? Quali caratteristiche ha, per esempio, la mattina con la rugiada? La problematica del dilavamento, diciamo, influenza molto meno rispetto ad altri prodotti, Cercadis in particolare, ma tutti i prodotti a base di Ximium, perché tra le caratteristiche della molecola c'è anche quella di aderire tenacemente alle cere, di formare dei cristalli sulla superficie fogliare e poi di ridistribuirsi con la pioggia. Quindi a un certo livello Ximium si beneficia della pioggia, quindi la problematica del dilavamento la risolviamo in maniera molto brillante.